Ha caratterizzato con i suoi testi la musica italiana, il lungo sodalizio artistico con Lucio Battisti, ma anche molti altri contributi alla musica leggera per Caterina Caselli, Dick Dick, gli Equipe 84, Fausto Leali, Bobby Solo, Little Tony. Con gli occhi ti penso ed ho in mente te. Ora Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha presentato un programma di educazione musicale dedicato alle scuole toscane, borse di studio per gli studenti degli istituti superiori. Molti di quelli che sono giovani che non hanno vissuto, per esempio, non hanno mai visto in televisione dal vivo Battisti, perché erano bambini, però mi dicono che nelle famiglie si porta avanti questa tradizione di queste canzoni, qualsiasi artista. Io non parlo solo della musica, parlo di qualsiasi pittore, di qualsiasi artista, deve accumulare un'esperienza, una conoscenza profonda che poi crea un automatismo, come quando si guida un'automobile, no? Che si parla, si discute con tutti, si pensa, si piange, però si guida l'automobile, perché nonostante il cervello è occupato c'è un automatismo che funziona, ossia il corpo umano funziona indipendentemente dal comando del cervello. Questo nell'arte è fondamentale, perché è la magia che lo soccorre nel momento dell'intuizione. Borse di studio per corsi di una settimana che si terranno al Centro Europeo Toscolano ad Avigliano Umbro, un'associazione no profit fondata nel 92 da Mogol per valorizzare e qualificare nuovi professionisti della musica pop e persone sensibilizzate all'importanza della cultura popolare. La scuola di alta formazione viene sostenuta da diverse regioni italiane con la concessione di borse di studio. Ha diplomato 2.500 allievi ed è una scuola di livello internazionale assoluto. Siamo centro di eccellenza universitaria, lo Stato ci ha riconosciuto con un decreto legge, voglio dire, siamo una scuola serissima e il pop è diciamo un'entità importante se è di qualità, perché tanto è la qualità della gente, tanto è la qualità della cultura popolare, tanto è la qualità della gente. Gli studenti dovranno essere individuati nelle scuole toscane, dovranno superare una selezione e un'audizione fatta da insegnanti del CET e dallo stesso Mogol. Alla fine del corso verranno scelti una ventina di allievi che potranno esibirsi in un concerto a fine estate. Mogol ci richiama a questo, dalla sua scuola stanno anche uscendo importanti talenti, si fanno onore in tutto il mondo. E questo dimostra che per poter poi reggere il confronto nel campo poi dello spettacolo e nel tempo bisogna essere ben preparati. Lui veramente ne ha fatto una missione di questo, una persona a cui dobbiamo rendere onore, perché oltre a essere un poeta della canzone è veramente anche un uomo di grande generosità, che dimostra che i veri artisti buttano sempre il cuore al di là dell'ostacolo, fanno quello in cui credono.